Noi, come tutti gli anni, abbiamo presentato la nostra ricerca per l'andamento dell'occupazione, dell'economia nel nostro territorio e sostanzialmente possiamo riassumerla in questo modo. Abbiamo un territorio che sta cominciando ad avere alcuni segnali di ripresa sia dal punto di vista dell'andamento congiunturale dei settori produttivi, sia per quanto riguarda anche i dati occupazionali. Siamo, come a Piacenza, abbiamo una realtà che ci dice di un dato di occupazione intorno al 70% e una ripresa dell'economia di 4 punti. Però questi dati, insomma, vanno un po', come dire, spacchettati e analizzati nel dettaglio, perché i soli dati occupazionali presi così in maniera fredda non fotografano in realtà una situazione molto più complessa e articolata che vede questa occupazione di prevalenza di gran lunga di lavori precari con pochi giorni, con una grande crescita dei contratti a tempo determinato e una sostanziale crescita zero delle assunzioni, diciamo, del lavoro a tempo indeterminato. E questo è un problema perché comunque non basta oggi fotografare in maniera fredda e a critica, diciamo, dei numeri, ma bisogna capire le dinamiche che questi dati stanno portando. Quindi, diciamo, sicuramente non possiamo negare, e questo è anche incoraggiante, che qualcosina incomincia a muoversi, soprattutto in un nucleo di imprese purtroppo ristretto, che comunque stanno facendo risultati positivi, che hanno fatto investimenti e stanno lavorando anche sulle esportazioni, ma ci sono ancora tante aziende che sono ancora nel mezzo della crisi e anche i dati della demografia di impresa ci dicono che il numero di imprese nel territorio sta calando e questo è un altro segnale non positivo. Quindi, diciamo, una fotografia luci ombre, e Piacenza è un territorio che rispetto ad altri probabilmente sta vivendo meglio questi anni di coda della crisi, ma non ha ancora, così come nel resto del paese, trovato una via di uscita di qualità, di prospettive, di sviluppo e di un lavoro di dignità, ecco, diciamola così. Quindi i dati sono un po', fotografano questo e confermano anche le analisi che la CGIL ha portato avanti in questi anni e che continueremo a portare avanti. A chiunque prenderà in mano le redini di questo paese, noi chiediamo con forza un'inversione di tendenza delle nuove politiche sociali ed economiche per andare a colmare il divario che si è creato all'interno della nostra società, dove ci sono delle proprie vere fratture, sono aumentate a dismisura le diseguaglianze. Noi abbiamo bisogno di riportare il tema dell'uguaglianza nel nostro paese con delle politiche economiche e sociali che vadano in questa direzione qui. Quindi la redistribuzione di quello che viene prodotto, diritti universali per tutti, modelli di welfare e di sanità che includono tutti e non sono solo per pochi, e questo significa investire anche del denaro pubblico in maniera mirata, intelligente, finalizzato a un obiettivo e a un progetto e non a pioggia in maniera indistinta come è stato fatto in questi anni che non ha prodotto nuova occupazione.